Ciao ragazzi, un libro nuovamente di Valerio Massimo Manfredi, che vi ho detto è un autore che amo tanto. E vi avevo già presentato Lo scudo di Talos, oggi invece vi presento L'ultima legione della Mondadori editrice, eccola qua. La storia è ambientata nel 476. Sapete che Valerio Massimo Manfredi è specializzato nei libri storici, di argomento storico, però anche molto fantastico. Quindi fonde in maniera mirabile i due elementi e vi posso assicurare che questo libro è stato un inseguimento continuo. Mi sono sentita braccata per tutto il tempo in cui l'ho letto, ed è stata una sorpresa poi alla fine perché non mi aspettavo quel finale lì. Che dirvi? La storia è questa: l'ultimo imperatore romano, Romolo Augusto, o Augustolo perché era piccolino, aveva 13, 12, 13 anni, adolescente, viene deposto da Odoacre, capo barbaro, lo sapete, no? 476, l'impero romano, purtroppo il più grande impero di tutti i tempi, purtroppo era in decadimento, cioè lo sfacelo totale con l'arrivo dei barbari. Che già erano entrati nell'esercito, voi lo sapete, no? A un certo punto che succede? Che Romolo non viene salvato, non viene ucciso, i genitori gli vengono uccisi davanti agli occhi, ma lui viene salvato ed è accudito, ecco, ed è seguito da Ambrosinus, il suo precettore, maestro, istitutore, e che lo naturalmente protegge, ma allo stesso tempo c'è l'ultima legione. L'ultima legione dei Romani, quella costituita solo da Romani, senza barbari, per intenderci, che fedelmente seguono, difendono l'impero, che fanno di tutto, Aurelio, il capo dell'ultima legione, fa di tutto per salvare questo imperatore. E sono continuamente perseguitati e seguiti da Vulfila, che nel momento in cui gli viene rapito questo ragazzo che aveva in custodia, che doveva portare a Capri, nell'isola delle Capre, in esilio coatto, a un certo punto viene inseguito per tutta l'Europa, si varcano le Alpi e poi tutta l'Europa centrale fino ad arrivare in Britannia, dove Ambrosinus aveva le sue origini. Ed è lì che scopriamo che l'ultima legione, quella vera ultima legione, si ricostituisce e grazie all'aiuto dell'ultima legione viene fatto quel miracolo grandioso che è, adesso non ve lo posso dire perché poi c'è di mezzo pure una spada, la spada di Giulio Cesare che viene rubata da Vulfila, che viene trovata da Romolo, rubata da Vulfila e poi a sua volta donata troppo lunga la storia. Tutto da leggere, meravigliosamente da leggere, perché poi quella spada finirà conficcata nella roccia. Non vi dico altro, perché lo so che qua si apre un mondo e questo Ambrosinus, che si chiamava Mirdin, in realtà non era altro che Merlin. Buona lettura, ragazzi! Fantastico, vi dico fantastico! L'ultima legione di Valerio Massimo Manfredi della Mondadori Editrice. Ciao, a presto!